pensi quando la vedi adesso la processione, dopo tanti anni? È impressionante la mia processione. Il signor Nazareno Monti purtroppo è morto nel 2011, aveva solo 48 anni e due figli. Il signor Nazareno ha suonato il violino alla processione teatina per 42 anni. Ricordare mio padre, suonare per lui, suonare insomma per questa antichissima processione è un motivo di appartenenza, ma anche di grandissimo orgoglio. È bella? No, ti sei emozionato? Questa sera vi raccontiamo la storia della processione più antica d'Italia.